Con la rimozione della pianta di ginkgo biloba dall'aiuola di destra, pianta che è stata ricollocata a Sant'Anna, sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria a Porta Elisa. L'intervento, per un importo complessivo di 315.000 euro, interamente finanziati dalla Regione Toscana, andrà avanti alcuni mesi. Il termine dei lavori è previsto per il 5 settembre prossimo. Il sindaco Alessandro Tambellini e gli assessori Pierotti e Marchini, insieme ai tecnici del comune, della ditta appaltatrice e ai progettisti, hanno compiuto un sopralluogo sul posto. Dopo la sistemazione delle alberature nelle aiuole di fronte all'entrata di Porta Elisa, il cantiere entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana. La nuova rotatoria, in sostituzione dei semafori, nelle intenzioni del comune, andrà a migliorare la fluidità del traffico e della sicurezza stradale. Di fronte a Porta Elisa sarà realizzata un'isola centrale di forma poliellittica con estremi di 46 e 42 metri. In corrispondenza della confluenza tra Viale Marconi e Viale Castracani è prevista inoltre la realizzazione di una semi-rotatoria di forma irregolare allungata di 60 metri di lunghezza.